Ma sai, quando si è deciso di fare il documentario, io dissi a Ennio, ma anzi era stata la condizione per me, quella che Ennio accettasse di raccontarsi. E ovviamente la mia intenzione era di riuscire a far sì che Ennio raccontasse se stesso, come per 30 anni si era raccontato nelle nostre chiacchiere. Tavola, nelle nostre chiacchiere, nei momenti così di vita privata e non soltanto di vita professionale. E quindi avevo capito che forse l'unico modo per mettere Ennio a suo agio sarebbe stato quello di non fargli sentire mai l'ansia che, per esempio, mette il giornalista televisivo quando intervista una persona e gli fa sentire immediatamente aver bisogno di risposte brevi. Ecco, questa cosa Ennio la detestava. Infatti, in quasi tutte le interviste che lui ha rilasciato nella sua vita ai giornalisti televisivi, lui risulta sempre rigido, qualche volta anche scontroso, perché quest'ansia da prestazione, questo dover essere sintetico a tutti i costi, non gli piaceva. Allora io gli dissi: guarda, Ennio, noi non abbiamo limiti, possiamo andare avanti quanto ci pare, anche mesi. E quindi io, poi, siccome la maggior parte delle cose che lui mi avrebbe raccontato io le conoscevo, ho cercato di metterlo a suo agio. Questa cosa ha funzionato perfettamente. Poi io credo che lui abbia inteso sin dall'inizio che qua non si trattava solo di rilasciare un'intervista, si trattava proprio di compiere un atto di generosità nei confronti degli altri. Quindi un mettersi a nudo. Noi non ce lo siamo detti, però lui l'ha capito che era necessario questo e lo ha fatto. Però mi ricordo che quando finì le 44 ore di interviste, lui mi disse: non ho mai fatto psicanalisi nella mia vita, l'ho fatto, ma l'hai fatta fare tutta tu adesso. Come sei riuscita a mettere in modo che anche tu fossi sorpreso, senza essere sorpreso, di alcuni passaggi della sua attività? Dai, spiegaci questo piccolo segreto, perché lo copiamo nella prossima intervista più modesta che faremo. Ma sai, non lo definirei un segreto. La linea che mi aveva accompagnato era proprio questa di ricostruire, con Ennio lo stesso clima, amichevole, che si era creato per tanti anni, tutte le volte che lui mi raccontava delle cose. E in questi 30 e passa anni me ne ha raccontate tante, anche perché io gliele chiedevo, io sono sempre stato curioso di sapere. Allora spesso gli chiedevo: Ennio, quando tu arrangiavi, quando facevi le canzoni con Gianni Morandi, ogni tanto andavo a guardare dei nomi, ci sono anche tanti nomi che nel film vengono citati, non sono centinaia. Io quindi ero sempre stato curioso e lui mi raccontava. Quindi quando poi qui si è trattato di farmi ridire quelle cose, mi ha aiutato la complicità. Allora io magari l'ho accompagnato, intanto non ho seguito un percorso, che è la cosa che in genere costringe l'interlocutore a non avere una sua emotività naturale. Quindi non ho seguito un percorso, mi facevo portare da lui, talvolta lui andava fuori tema, io lo assecondavo. Però ogni volta gli chiedevo: Ennio, ma quella cosa che tu mi avevi raccontato, che quando arrangiavi avevo il tuo segreto per inserire dentro questi arrangiamenti esperimenti che appagassero il tuo ruolo di compositore e non ti facessero sentire soltanto quello che arrangiava le canzoni. E lui spiegava. Ovviamente certe volte quando entrava troppo in aspetti tecnici che erano difficili, ecco, lì io ho sempre cercato di chiedergli di essere semplice. Allora gli dicevo: me lo puoi spiegare come lo spiegheresti a un regista che non capisce niente di musica? Perché questo è un argomento per lui molto sensibile, per tutta la vita. Lui ha sofferto per il fatto che i registi non capissero la musica, per cui lui
non poteva spiegare tecnicamente e quindi cantava, perché in modo più semplice, appunto come dice lui, la musica non la si racconta, la musica la si ascolta. Però quando ancora la musica non era registrata, non c'era niente da ascoltare, allora lui cantava, lo ha fatto per tutta la vita. Quindi in questo modo io l'ho aiutato a rivivere, a riraccontare i momenti importanti della sua vita, semplicemente chiedendogli di raccontarli a me come se fosse la prima volta. Ecco, questo è un po' il segreto, se vogliamo tornare alla tua domanda.